L'inumazione è la forma più idonea per esprimere la fede e la speranza nella risurrezione corporale. Laddove ragioni di tipo igienico, economico o sociale portino a scegliere la cremazione, la Chiesa non scorge ragioni dottrinali per impedire tale prassi, chiarendo tuttavia che non è permessa la dispersione delle ceneri oppure la conversione in ricordi commemorativi. Sono alcuni dei passaggi fondamentali della nuova istruzione della Congregazione per la Dottrina della Fede ad Resurgendum Cum Christo, circa la sepoltura dei defunti e la conservazione delle ceneri in caso di cremazione. A presentare il documento lo scorso 25 ottobre in sala stampa vaticana il cardinale Gerhard Müller, prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, padre Serge Thomas Bonino, segretario della Commissione Teologica Internazionale, e monsignor Angel Rodriguez Lugno, consultore della Congregazione per la Dottrina della Fede. Prendendosi cura dei corpi dei defunti, la Chiesa conferma la fede nella risurrezione, resurrectio carnis, e si separa da atteggiamenti e riti che vedono la morte, l'annullamento definitivo della persona. Mi sembra che sono due tendenze presenti nel mondo odierno. La prima è una certa privatizzazione della morte, che non tiene conto del fatto che la morte è anche un evento familiare, anche un evento che riguarda la Chiesa, la parrocchia, e quindi la dispersione delle cenere può avere un senso troppo privatizzato. E poi una seconda cosa, le ceneri quando sono disperse possono significare il fatto che non c'è più niente. E questo è un simbolo molto opposto alla nostra fede cristiana, che vuol sottolineare la continuità. Con la morte, si legge nell'istruzione, l'anima viene separata dal corpo, ma nella risurrezione Dio tornerà a dare la vita incorruttibile al nostro corpo trasformato, riunendolo alla nostra anima. Viene poi rimarcato che la sepoltura dei corpi dei fedeli defunti nei cimiteri o in altri luoghi sacri favorisce il ricordo e la preghiera per i defunti da parte dei familiari e di tutta la comunità cristiana, nonché la venerazione dei martiri e dei santi. Non è consentita, infine, la conservazione delle ceneri nell'abitazione domestica. Si potrebbe obiettare che in qualche caso la scelta di conservare nella propria abitazione le ceneri di un caro parente, padre, moglie, marito, figlio, sia ispirata da un desiderio di vicinanza o di pietà che faciliti il ricordo e la preghiera. Non è la motivazione più frequente, ma in qualche caso può essere così. C'è tuttavia il rischio che si producano dimenticanze e mancanze di rispetto, soprattutto una volta passata la prima generazione. Nessuno vive per se stesso, nessuno muore per se stesso, dice la fede cristiana. E quindi la morte riguarda anche la comunità. La comunità che prega per i defunti e ha bisogno di segni concreti per questa preghiera.